Oggi questo qua ancora è un paese contadino, no? Tu immaginati nel 1662, quando è nato lui, come poteva essere il paese? Ecco, innanzitutto non si chiamava Piano Vetrale, ma si chiamava Piano. E poi, se oggi è difficile, no, spostarsi, andare lontano e diventare qualcuno, ma in termini lavorativi, pensa allora, nel Settecento, all'inizio del prima del Settecento, un ragazzo che era stato in un paese veramente dove c'era solo l'agricoltura, no, dove non c'erano né strade, non c'era niente, e raggiungere il livello per il quale tu diventi il pittore che riesce a realizzare quella che è la cappella di un papa, come quella di Benedetto XIII, no? È una cosa immensa. Cioè, che salto sociale che ha fatto, no? Per essere riuscita a dipingere per papi e re, cioè partendo da Piano Vetrale. Cioè, questa è l'immensità. Paolo De Matteis potrebbe essere visto come un esempio per il Cilento, come colui che dal nulla è diventato grande in tutto il mondo. Cioè, ci sono quadri in tutti i più grandi musei del mondo, dalla National Gallery che ti voglio dire, al Louvre, ci sono opere di Paolo De Matteis dappertutto. È stato il più grande artista a cavallo tra il 600 e il 700, tra il neoclassicismo e il rococò. Quindi, diciamo, ha legato questo tempo, un legame tra il barocco e il neoclassicismo. Quindi, per farvi capire la grandezza dell'artista. Questo murales qui raffigura l'immagine di quest'angelo che è seduto su una scala, ed è molto importante perché alla base di questo murales realizzato da Mauro Trotta c'è questa scala che è la casa di Paolo De Matteis, e lì c'è un angelo, quest'angelo che aspetta proprio l'arrivo di Paolo De Matteis dopo la morte. Che parte da questo punto e percorre tutto il borgo, tutto il centro storico di Piano Vetrale, ed è stato fatto dalla scuola Cézanne di Parigi, ed è il primo fumetto su muro che è un percorso all'interno del paese, non solo un'immagine su un unico muro. Quindi è una storia che tu trovi man mano che fai la passeggiata all'interno del paese, ed è l'unico in Europa. No, sembra proprio l'immagine del Mulino Bianco, ma la particolarità di come è realizzato questo murales, perché è realizzato con... Avete visto che esiste il puntinismo, no? Questo qua, guarda come è fatto, col pennello, con tanti piccoli punti, uno sovrapposti uno sopra l'altro, con vari colori e varie tonalità, pian piano l'artista è riuscito a realizzare l'immagine. Questo è bellissimo, questo è dell'85. Questo scorcio qua, vedete, questa è la casa dei ricordi. È una casa che è stata ristrutturata sia esternamente che internamente, rispecchiando proprio quella che era la forma interna di un tempo, no? Che ne so, con i mobili alti, perché una volta all'interno delle case, nei piani bassi, c'erano addirittura gli animali all'interno delle case, e quindi se tu avevi un mobile c'erano questi mobili alti, perché così gli animali potevano andare anche sotto a questi mobili. Quindi poi c'è la maglia di legno, c'è il forno, c'è l'antica fornacella, che poi vedremo. Ora, prima in ogni paese, diciamo, c'era il fabbro, no? Allora, che succedeva? Che il fabbro non era solo un maestro nel mestiere, cioè nel fare, che ne so, il pezzo di ferro, nel lavorare il pezzo di ferro. Qua ci sono le zappe, le pinze, tanti strumenti, diciamo, utilizzati per la vita quotidiana. Però era anche,
un maestro nel conoscere la vita alcune volte delle persone che andavano da lui, perché essendo in un piccolo paese si conosceva tutto, no? Delle persone che andavano da lui. Allora che succedeva? Che arrivava una persona e diceva: guarda, a me mi serve una zappa, no? Allora che succedeva? Che faceva, diceva: allora tu tieni un terreno un po' con un po' di pietrisco, no? Allora te la zappa ti serve magari a due denti, a tre denti, ti serve una zappa, invece tu tieni un terreno un po' più argilloso, allora te la faccio senza denti, normale, a vanga. E quindi lui era anche, diciamo, conosceva anche il territorio, ecco, era bello perché conosceva un cultore di tutto il territorio. Nascere chiaramente in un paese rurale, però come quello che è Piano Vetrale, e però nascere in un ambiente non solo rurale ma anche artistico è una cosa secondo me molto molto importante. Chiaramente un paese di collina che però affaccia a mare, guarda, in questo è racchiuso tanto.